Sono Gioele Coccia, sono il fondatore e responsabile dell'associazione Adatta Per. Sono soprattutto un danzatore, forte interesse per l'espressività mi ha portato a voler sviluppare il progetto Mapigo. L'idea nasce 2 anni fa quando durante un viaggio in Tanzania mi sono imbattuto in questi danzatori stupendi. È stato curioso vedere me danzare come loro e con loro. Questa curiosità ci ha avvicinato e ci ha legato molto. Figure importantissime in questo processo sono state Hassan Bakari Halli e Juma Magomba, progettisti culturali in un contesto sociale fragile dove i ragazzi non progettano per sé e né per il territorio. The young generation of the island coming from different families with different economic position. Most of them are coming from very, very poor families. Sometimes they do arts, but they do not know what they are doing is art. This new generation need a lot, but one thing which is very important is that they mostly need recreation. In some other places, there are some theater halls, but here in Mafia, no. Making practice like here in streets is not so safe. But if they have somewhere which is very safe, it could be very, very nice to them. I think they need it. In Swahili, tra i vari significati della parola Mapigo, c'è quello di impulso. L'impulso a danzare, tipico delle danze tradizionali di quasi tutta l'Africa, così istintive e primordiali, ma allo stesso tempo accomunabili da danze più contemporanee. La nostra idea era di amplificare questo impulso e renderlo una risorsa costruendo una realtà locale a sostegno del valore artistico e culturale della danza. Ci siamo concentrati su come poter tenere una classe di danza da poter inserire poi nel programma scolastico come dopo scuola. I 3 aspiranti insegnanti sono scesi in campo ed hanno insegnato per la prima volta. Mimi binafsi nimefurahi sana tena sana na nimependa zaidi koreografi ambazo tumezifanya kwa pamoja. Kwa hiyo kucontrol kundi naweza nikacontrol na nikamkonvinsi mtu na nataka nitokee nipate bahati na mimi au niwe mwalimu wa mwalimu zidi ya mwalimu wangu anafundisha. Il lavoro di ricerca è continuato ed ha prodotto una performance. Io e Mr. Magomba abbiamo creato un teatro dal niente, un teatro naturale. Ora sono qui in Italia, ma il progetto Mapigo sta continuando sull'isola di Mafia. Le lezioni sono completamente gratuite. L'associazione Adatta Per invece si è impegnata a voler sostenere economicamente gli insegnanti per le ore di lezione svolte. Piccolo seme è stato piantato ed è germogliato. Da qui continuiamo ad avere cura di questa piccola piantina e sogniamo di farla diventare un grande albero.